Il momento più toccante è stato quando alla consegna del premio Extra Sport 2015 è stata letta la motivazione per il collega Massimo Benigni della Nazione che da poco ci ha lasciato. A ritirare il riconoscimento dalle mani del presidente Banchetti, la vedova e le due figlie. Tutta la sala in piedi ha reso omaggio al giornalista scomparso. Erano in tanti ieri sera alla cerimonia che sta diventando un appuntamento ambito a livello aretino. Presenti le delegazioni delle società che Extra aiuta. Il comitato tecnico composto da rappresentanti dell'Alga Etrusca Atletica, dal baseball Arezzo, dalla polisportiva Albergo Oliveto, dalla scuola basket Arezzo, dal Vasari e dagli All Star Arezzo, quest'anno ha insignito della targa ai giornalisti aretini che sono e sono stati vicini al mondo dello sport, in particolare quello che gode di minore visibilità. Per la Nazione è premiato Diego D'Ippolito, che è anche presidente del gruppo sportivi Ubuntu. Elettra Fiorini del Corriere di Arezzo, Riccardo Ciccarelli di Tele San Domenico, Enrica Cherici di Arezzo TV e il nostro Luigi Alberti sono stati gli altri premiati. Riconoscimenti speciali a tutti i componenti delle società a cui Extra ha dato un appoggio concreto, in particolare alla delegazione degli All Star che ha partecipato ai giochi di Los Angeles. Soddisfatto il presidente Andrea Banchetti. Noi riteniamo di dover dare molto ai nostri territori, ai territori dove Extra è nata. Ormai lavoriamo e operiamo su tutto il territorio nazionale, presto avremo la quotazione in borsa, credo, ma siamo felici di occasioni di feste come quelle di oggi, che vedono lo sport aretino, tanti sport vicini ad Extra e Extra vicini a questi sport per la crescita dei nostri giovani in un clima di sana competizione, ma anche in un clima di maturazione, di formazione dei giovani. Lo sport è certamente molto importante.